Via. La partita la prossima, la prima in casa, in questo nuovo campionato da affrontare con la determinazione, con la fisicità, con l'aggressività e con la concentrazione su tutto il periodo di gioco, facendo riferimento ai particolari che sono o che possono diventare fare la differenza nella partita. Abbiamo fatto una settimana di allenamento a cercare proprio di lavorare su questi piccoli particolari per far crescere un'identità di gruppo, una personalità di gruppo che si è dimostrata tale nella prima uscita stagionale fuori casa, ma che, come tutte le altre formazioni, dopo ogni partita deve pensare di crescere, proprio perché il campionato va avanti. Affrontiamo Trento, che è una squadra che, vi ripeto, dallo scorso rispetto e stimo molto, però l'affrontiamo con la voglia di fare meglio di quello che siamo riusciti a fare domenica scorsa. E per fare meglio dobbiamo essere molto attenti in ogni piccolo particolare. In chiave difensiva ci aspetta una partita di grande intensità e di grande atteggiamento sui rimbalzi, sul taglio fuori. Sul piano offensivo invece ci aspetta una partita in cui dobbiamo attaccare su più spazi, sullo spazio con più giocatori, muovendo la palla e non dando punti di riferimento. Abbiamo lavorato per fare tutte queste cose, vogliamo giocare questo tipo di partita. Prego. I risultati della prima giornata, come li hai letti? Ti hanno dato un po' un quadro così, delle squadre di quest'anno? Sai, in questo momento penso da molti anni che prima di poter dare un giudizio sulle squadre bisogna che si siano formati proprio tutti i roster, che siano ritornati tutti i giocatori, che non ci siano cambiamenti di giocatori in atto o in essere. Per esempio Varese domani giocherà con un giocatore nuovo, quindi si fa solo della retorica. Dico che nel breve è difficile dare un giudizio, non voglio dare giudizio di Trento-Milano, non voglio dare giudizio di Sassari-Cremona, prendo i due partite proprio perché ci coinvolgono come squadra. Mi piace pensare che come squadra noi dobbiamo essere meglio di quello che siamo stati a Sassari, perché è nelle nostre possibilità ed è l'unica via che abbiamo per essere competitivi con le altre squadre. Combatto l'idea della superficialità che siamo una squadra forte. Noi siamo una squadra che deve giocare bene per poter competere con le altre formazioni. Quindi siamo costretti ogni volta a giocare bene e meglio degli avversari. È un'emozione particolare, è sempre un'emozione particolare perché sai che giochi per il tuo pubblico. Anche domenica giocavamo per il nostro pubblico, però eravamo a miglia di distanza. Domenica saremo in contatto e siccome vogliamo diventare la squadra di questa città, di questi nostri tifosi, abbiamo questo desiderio che dobbiamo sapere esprimere in mezzo al campo con grande applicazione. Quello di diventare la squadra della città diventa un onore per tutti noi, uno sforzo che ho chiesto alla squadra di farlo prima possibile. Non è che si diventa dall'oggi al domani o con le buone parole, ci si diventa con l'impegno, con il sudore. E siccome questo non è il tempo delle promesse, ma il tempo dell'impegno, noi dobbiamo fare un grande impegno perché questo diventi il prima possibile orgoglio di questa città e di questi tifosi. Hai detto ripartire da quanto di buono ha fatto Sassari. Ci sono tante cose da salvare e poche da dimenticare per me. Da cosa vuoi ripartire di preciso? Difesa, ne hai parlato, l'attacco bisognerà essere muovere la palla, altri particolari che potrebbero fare la differenza a parte questi? Si è fatto tutta un'analisi perché nei primi tre quarti a Sassari abbiamo subito 17 punti di media, 52 totale, nell'ultimo quarto 28, anche se ne abbiamo fatti 23. Per cui riequilibrare quell'ultimo quarto in chiave difensiva. Quindi per tre quarti abbiamo fatto una grandissima difesa, sia mentale sia tattica, e poi nell'ultimo quarto abbiamo un po' sofferto, ma contro una grande squadra fuori casa questo c'è. Però se vogliamo progredire, questo è il mio obiettivo, non posso pensare che tipo di squadra affronterò, devo pensare a come migliorare la mia squadra. Quindi questa settimana abbiamo lavorato su questo concetto di come poter migliorare.
Poi abbiamo lavorato sui dettagli, un tiro libero sbagliato, un tiro da tre sbagliato, un rimbalzo d'attacco sul tiro libero concesso. Questi sono tutti piccoli particolari che possono disegnare una vittoria diversa da un altro tipo di risultato. Quindi, ma questo non è che si fa dall'oggi al domani o solo perché l'allenatore l'ha detto. Questo ha bisogno di lavoro, di applicazione e di esperienza per poterci arrivare. Ma vai a non lavorarci prima. Quindi il lavoro che stiamo facendo è per anticipare prima possibile tutti questi meccanismi perché possono accadere prima. Perché a Sassari è accaduto perché Stipcevic e Logan l'hanno fatto, ma come squadra abbiamo fatto tante più cose noi di Sassari, quindi noi dobbiamo sempre dare una risposta di squadra. È fondamentale che dentro questa risposta di squadra, piano piano, la personalità di ogni singolo giocatore possa aiutare a migliorare. L'anno scorso Trento era la matricola della Serie A, quest'anno la conoscete già, c'è un punto a favore, oppure avendo cambiato anche loro tanto? Sai, ha cambiato mentalità Trento. L'anno scorso aveva giocatori che potevano inventare nel corso d'opera e tenevano di più la palla. Quest'anno hanno scelto un gioco più corale, un po' quello che era il nostro stile da sempre, quello di avere gioco di squadra con personalizzazione all'interno del gioco di squadra, di passarsi di più la palla, di non dare punti di riferimento. Ma la stima mia che ho nei confronti di questa squadra è proprio legata alla continuità che stanno avendo nel lavoro. Mantenere lo stesso allenatore per tanti anni, 5 giocatori italiani che sono il fulcro credo da 5 anni se non vado errato. Quindi questa è una continuità. È vero che loro l'hanno cambiato, ma noi per esempio abbiamo cambiato 7 uomini rispetto all'anno scorso e uno dei 3 che è rimasto ancora non ha messo piede in campo. Quindi anche noi abbiamo cambiato molto, però noi più di ogni altro vogliamo assemblarci prima possibile per poter esprimere tutto quello che abbiamo detto. Quindi la vittoria di giovedì con Milano non ti ha stupito? Non mi stupisce niente di questo campionato. Chi gioca meglio degli avversari ha più possibilità. È stata brava a Trento, che comunque è una squadra, non solo rivelazione l'anno scorso, ma una squadra di Coppa di quest'anno, con ambizioni giustamente se le merita, elevate. Non mi ha sorpreso. Milano ha fatto 4 partite in 8 giorni, ha fatto voli transoceanici e trasferte una dietro l'altra. Non è facile metabolizzare nel breve questo meccanismo. Per cui Trento è stata bravissima a giocare una partita per colpire i punti deboli di questa Milano. Quindi Trento potrebbe essere subire questo processo, se è un po' stanca per giovedì, potrebbe arrivare qui un po' più stanca. Non è la stessa cosa, giocare di giovedì, no. Giocare di domenica e fare una trasferta di 200 km. Noi nel precampionato abbiamo giocato 3 partite in 5 giorni, quindi cioè, abbiamo questi meccanismi, non credo che sia questo, dobbiamo pensare noi di fare una partita tutto tondo, ma soprattutto perché vogliamo crescere. Voglio vedere i progressi su cui stiamo lavorando dal 17 di agosto che si devono sviluppare. Noi siamo una squadra di sviluppo. Ve lo dico, noi abbiamo giocatori che stanno migliorando e dovranno essere migliorati in corso d'opera. Ci stiamo costruendo i giocatori, noi non abbiamo preso giocatori fatti. E mi riferisco ai 4 giocatori che vengono dalle serie minori. Quindi questo è tutto un passaggio che ha bisogno di essere allenato prima, che ha bisogno di esperienza in mezzo al campo. Cosa che è stato fatto nelle 11 partite di precampionato e seguirà ad essere fatto nelle partite della stagione regolare. Gracias.